Cosa è successo? Dove mi trovo? Chi sono? Come mi chiamo? Ragazzi, non sto più capendo niente. Stamattina mi sono svegliato con un mal di testa fortissimo. Ma come sono arrivato a tanto? Per rispondere a tutte queste domande, è meglio partire dall'inizio. Lunedì mio padre mi ha chiamato per dirmi che ha inviato un pacco dalla Moldavia e che sarebbe arrivato intorno a venerdì. Io naturalmente non sapevo cosa ci fosse dentro, ma quando l'ho scoperto era troppo tardi. Giovedì il bus era già a Torino, ma data la considerazione del fatto che io abito a Garesce, se partivo era troppo lontano, costoso e comunque loro sarebbero stati lì alle 7 circa. Perciò mia sorella non l'ha presa tanto bene. Mia madre invece disse che fretta c'è. Però il bus non poteva venirci incontro a metà strada, dicevano di non poter venire verso Garesiro, e così sono stato costretto ad andare io. Dunque il giorno seguente, dopo la tradizionale patata di venerdì, decisi di partire in pomeriggio verso Torino. Dopo aver cucinato e spiegato alla famiglia le mie rischiose intenzioni, sono partito a Ceva dove ho raccolto gli altri due membri del dipartimento. Loro erano in macchina, perciò, dopo aver nascosto il veicolo in un bunker sotterraneo, siamo partiti e ci siamo fatti i 130 in autostrada. Arrivati a Torino, smarriti, come dei cani, ci è voluto un po' per raggiungere il posto. Quando però siamo arrivati ho telefonato ai capi trasporto per avere notizie più dettagliate di dove, quando e come. Mi è stato dunque gentilmente spiegato che eravamo particolarmente in anticipo perché loro stavano vulcanizzando le ruote del mezzo trasportatore. Perciò ci hanno indicato il luogo dell'incontro e ci siamo spostati via ad un bar. Dopo una lunga attesa di circa un'ora e mezza o forse di più, i corrieri sono arrivati e ci hanno condotto al luogo dello scambio. Mamma mia ragazzi, voi non immaginate cosa mi sono dovuto sopportare. Il pacco incriminante conteneva carne che dopo 5 giorni di viaggio iniziava a puzzare pesantemente di marcio. Ma pazienza, abbiamo caricato la merce ed impostato il navigatore, il quale ci imponeva di fare un lungo giro turistico per uscire dalla città, ma il mio collega più furbo di quel povero computer ha individuato una seconda strada che ci ha fatto tagliare molto tragitto. Allora dunque autostrada, Ceva, kebab. Recuperiamo la macchina del capo. E siamo ripartiti a Garesce. Non riuscivo più a sopportarla la puzza di carne marcia, ma per fortuna siamo arrivati sani e salvi. Dopo aver lasciato il marciume in casa, me ne sono andato e mi sono unito alla serata. La serata è finita alle 2 di notte, e solo allora sono andato a dormire. Verso le 6 del mattino mi sono svegliato mezzo intossicato e non capivo un cappero. La situazione era grave perché mia madre ha cominciato a bollire la carne marcia. In casa non si respirava e non sono più riuscito a dormire decentemente. Verso le, boh, non capivo che ore fossero, in realtà non stavo capendo niente, non sapevo nemmeno dov'ero girato. Mi ha svegliato mia madre di colpo perché stava arrivando il trattore per il trasloco, io avevo un mal di testa terribile e dovevo ancora fare colazione. C'erano da portare giù le scatole e da spaccare un armadio. Poi arrivarono i tre barrotti col trattore, e quindi abbiamo iniziato a portare giù la roba da portare nell'altra casa. A fine lavori mia madre prepara la tavola, e quindi serviamo il riso e la carne marcia, fatta bollire per ore, ai poveri lavoratori malcapitati. Io ho provato a contattare gli altri due lavoratori di famiglia, che hanno già avuto esperienza nel settore, purtroppo però non erano disponibili. Dopo siamo andati a scaricare la roba nella nuova casa, per poi tornare e caricare nuovamente il trattore con tutta la roba da buttare. Alla fine di tutto in casa non c'era più nulla, solo il minimo necessario per sopravvivere. Perciò dopo questo lavoro faticoso mi sono guardato la tele e la serata è partita alle 9, quando sono andato nella casa del pazzo. Arrivato lì vedo quei quattro malmessi che sorseggiano succo marcio di uva fermentata, conosciuto anche come vino. Ma la vera festa non era lì, o forse sì, ma avevamo in programma per la serata di andare a Valsorda che c'era la castagnata. Dopo il giro serale tra le castagne, siamo tornati vivi a casa e mi sono messo a dormire. Quando mi sono svegliato, ero messo peggio del giorno prima. Mal di testa da non capire nemmeno in che anno sono. Ma nemmeno il tempo di svegliarmi decentemente, e mia madre mi manda a spostare le macchine perché intanto fuori erano in corso i preparativi per dar vita ad una nuova festa al borgo. Esco, e alcune bancarelle, per il mercatino, erano già presenti, non mi ricordavo dov'ero girato, ma sono partito lo stesso con la Matiz, per
per spostarla e Gesù il Santo, bimbo, appena nato, da giovane, Maria Vergine Benedetta, ho colpito il cartello, e l'ho spostato un po', ma a parte la figura marrone, che ho fatto davanti ai ricconi, lì presenti, non è successo niente di che per fortuna. Dopo ho spostato più alla punto, e poi sono andato a fare colazione. Però con la casa vuota il tavolo, e la sedia me li sono dovuti immaginare. Esco, giro, mi guardo intorno e vedo che c'è mercato, cascitagne, e uno che suonava muffa. Scendo fin giù ed incontro il cugino per strada, dunque risalgo con lui, si decide di andare al colle, a vedere la gara di moto. Aspettiamo la compagnia, e andiamo. C'erano moto, go, kart, gente, che guidava davanti, e gente, che si è scontata. Oltre alle moto però, si esibivano anche i go, kart, scooter, e auto. Mancavano solo i trattori, ovvero un barocchi, festival. Comunque avrei fatto più video, ma con il telefono scarico, non sono riuscito. Però è peccato, non aver filmato i scooter che impegnavano, e la rete, che facevano cadere tutti i diritti. Come elemento finale, c'era il solito matto, che voleva solo dare spettacolo, e quindi si è esibito con un drifting fatto male. A fine spettacolo, siamo scesi, e ci siamo diretti, verso le proprie abitazioni, fortunatamente però, siamo stati interrotti dall'afflusso di due nostre amiche, che passavano di lì. Ci siamo dunque fermati a salutare, e dopo abbiamo deciso di andare da una delle nostre colleghe di avventura. Arrivati a casa sua, ci siamo trovati in un asilo. Praticamente lei stava accudendo suo fratellino, di 4 anni. Dopo aver giocato a nascondino 2 ore, decidiamo di prenotare delle pizze. Dato che al telefono non rispondevano, siamo andati a prenotare di persona, e poi siamo andati a casa del mandingo a mangiare. La serata si conclude con uno più fuso dell'altro, e quindi tutti a dormire. Stamattina nuovamente colazione, sul tavolo immaginario. Va bene, basta, ciao. Ci sentiamo un'altra volta, con altre avventure no sense. Ciao giovanotti.